E quindi stiamo dicendo, ci concentreremo sulla differenza, sulla storia dei supporti cartacei fotografici. E quanto a seconda del supporto, del tipo di carta utilizzato, andrà a influire a livello di conservazione? La fotografia nasce nel 1800, la data ufficiale è nel 1839. Viene visto diciamo, la prima tecnica utilizzata è il daguerrotipo. Sì, che è una tecnica particolare perché l'immagine non è su carta, ma è su una lastra di rame argentata. Si vede negativa e positiva a seconda se viene proiettata su una superficie scura o chiara. In contemporanea alla scoperta dell'invenzione del daguerrotipo in Inghilterra, Talbot, inventò il primo negativo della storia della fotografia, che è il calotipo, che è un negativo su carta, appunto. Calotipo, Talbot, calotipo. E il suo positivo è chiamato carta salata. Sì, carta salata. Sì, quella è carta salata, l'ha fatta Elisa. Sì. Vuoi dire qualcosa del lavoro che hai fatto? Calotipo. È il negativo però il calotipo. The paper. And this work has made the first one, this one was made with a negative. So I created pictures, I printed on transparent support in black and white. Then I prepared the paper and then I put the negative on top of the paper, and which has been later exposed to the UV light.
using the sun, under the sun, but you can also use artificial light. But in this case, in this work, I didn't use a negative. It's a shadowgraphia. It's a shadowgraphy. Means that you put on top of the paper not a negative, photographic negative, but the objects. So the objects became what is avoiding the crossing of the light through the fiber of the paper. So where the objects contains hard parts which cannot really leave the light across, you will get the white. And where the light can touch the surface of the paper, then it goes into brown tonalities, which are depending by the kind of sunlight that you are using, because it's changing the intensity of the light itself. So if you use to print with negatives or with objects on top, but in different times of the day, you will get different kind of tonalities on the paper. It's like painting with the lights. E questi sono i primi esperimenti di Talbot, erano chiamati disegni fotogenici, perché Talbot poggiava degli oggetti, normalmente delle foglie, dei merletti, su una carta sensibilizzata. So at the beginning Talbot actually used objects as well, so he used to foglie, fiori, objects. Leaves, flowers, 3D objects really, so that these were called photographic drawings. E la carta, questi oggetti fotogenici, se poggiati sopra un'altra carta fotosensibilizzata, diventano dei negativi, sono i primi negativi. Allora, se il disegno fotogenico, sì, che è la foglia, no? Sì. Se è poggiata, resa trasparente la carta, è poggiata sopra un altro foglio, come ha fatto Elisa, no? Già sensibilizzato, diventa positivo. So once you put your object on top of this sensitized paper, you obtain like this as a result. But then if you find a way to make this paper more transparent, translucent, you can use this and turn it into a positive. So it will result in the positive object and not the negative. Il 90% delle fotografie usa la sensibilità alla luce dei sali d'argento, ma esistono molte tecniche anche non argentiche. There are also a lot of non-silver based techniques that don't use silver salts as the main chemical element to get the sense of photography. Sì, come la cianotipia, platinotipia, platinotype, cyanotype. Cyanotypes that use pigment. Iron salts, platinum prints that use platinum. E adesso vediamo velocemente, non ci soffermiamo sulla chimica fotografica, che è un mondo a parte, vediamo cosa succede, perché si crea l'immagine sulla carta fotografica. Of course in photography a lot of chemistry is involved, but we're not going to go very deep into that, but we're going to get a sense of how the analog photography works. Okay.
il nitrato d'argento, silver nitrate, più un sale, one salt, sodium chloride, e diventa sensibile alla luce. So when you mix the silver nitrate with the salt, they get they become sensible to light. E una volta esposti, once exposed to light, sì, l'argento diventa argento metallico. The silver nitrate becomes the silver metal. Ok. E si annerisce e si crea l'immagine. So it becomes darker and it reveals the image. Ok. Il primo momento è il momento dell'esposizione, dello scatto della fotografia, e quindi si crea un negativo fotografico. So the first phase is the exposure of the shooting phase, where the light is captured and this latent image is created, and therefore we have our negative. E il negativo poi viene stampato su una carta, adesso analizziamo la carta, e si crea così il positivo. This negative then gets printed onto another paper and therefore results in the positive of our photography. Ok, questo adesso andiamo avanti. Ma spiega che cosa succede sulla carta fotografica, cioè il momento dell'esposizione, che la luce colpisce il cloruro d'argento e si annerisce, diventa nero, la parte scura dell'immagine, e nel momento del fissaggio viene lavata la carta e rimane soltanto l'argento metallico. Little infographic of what we've just explained. So during the exposure, the silver component gets in contact with the light that then darkens the silver nitrate or molecules. Oops. Sí. And then there is the fixing phase where the paper gets rinsed in order to eliminate the leftover molecules of silver, because if this was not done, then the next time you put the print into the direct light, some more silver cells will darken and therefore alter the image. Questa immagine spiega perfettamente i vari procedimenti nel fotografici. So this image sums up very carefully how the different photographic processes are carried out. Okay. Nella parte superiore c'è una produzione del negativo, di una matrice di un negativo fotografico. In the top center image there is the production of a negative. E i negativi sono soltanto argentici. La tecnica utilizzata si basa solo sulla sensibilità dei sali d'argento. And the negatives are always salt, silver based. Okay. Per la stampa del positivo, fino alla fine dell'Ottocento si utilizzava l'annerimento diretto, che vi ha spiegato adesso Elisa. So for printing fino alla fine dell'Ottocento. Until the late 1800s there was direct darkening techniques. There was the majority of the times what was involved. Ok. E nel Novecento si è iniziato a sviluppare con il bagno di sviluppo, insomma, a stampare con lo sviluppo. And after that they introduced the development phase, so with the vats, sì. the
different, you know, our in the dark room with different passage of the paper. Sì. La prima tecnica di stampa ad annerimento diretto crea delle immagini color bruno. L'argento è chiamato fotolitico, lascia stare. Delle immagini color bruno, più brune, più calde. So the first prints that were made by contact, so the paper was directly touching the resulted in some brownish, reddish tones in the positive. Mentre l'argento che ha subito uno sviluppo c'ha una colorazione più grigia, nera, fredda, colori più freddi. So whereas the silver, the silver based development results in more cold tone shades, like crystal. Questo andiamo avanti. Questo è ok, andiamo direttamente qua. Allora, le tecniche positive più importanti, cioè le argentiche più importanti, la prima in assoluto è su carta, è la carta salata, che è quella di Elisa. The most important silver-based techniques that result in prints on paper are the salt prints. Poi l'albumina. Albumen prints, the aristotype and the gelatin silver bromide. Ok, che adesso vedremo le differenze direttamente su le carte fotografiche. Here we will be able to see some examples of all these different techniques. Ok, purtroppo non ho degli esempi di fotografie non argentiche, però avete un sì, c'è soltanto una cianotopia e anche lì ci sta un'altra. Non c'erano delle gomme bicromate qui dentro? Non avevano stampato? No. Sì, mi ricordavo la gomma bicromata. Ok. E verso la fine del Novecento si è iniziato a utilizzare la fotografia digitale. Ok, lo scatto è sempre, utilizza sempre la luce per andare a creare un'immagine nella macchina fotografica. The shooting phase also involves the light with, within the process of creating the image. Ma in fase di stampa per avere l'immagine finale si utilizza una stampante. But during the printing process there is not a development phase with the pads and stuff, but a printer is involved. E ci stanno tre tecnologie, diciamo, di stampa utilizzate, che sono la inject, la laser e la thermal. So there are three main digital printing techniques that are the inject, the laser and the thermal. E quando si parla di fotografia digitale non è corretto dire fotografia digitale la stampa, ma è corretto chiamarla stampa digitale, perché realmente è carta con dell'inchiostro sopra, cioè non c'è niente di foto, non è di sensibile alla luce sulla carta finale, sulla stampa finale. So in the case of digital photography, it would be wrong to define the actual printed picture as digital photography. It would be more correct to call it a digital print, because there is nothing photo sensitive about the object that we have in our hands. Okay.
il primo procedimento, abbiamo detto, su carta, il primo negativo è su carta ed è il calotipo. Abbiamo già visto le differenze, no? Che si poggiava l'oggetto sulla carta fotosensibile. La carta veniva oliata o cerata per renderla trasparente e veniva stampato. So, as we were saying before, the calotype is the first process, photographic process, and that results in a paper negative. This paper is then waxed or oiled in order to make it more transparent and printed in a resulting positive. Il positivo del calotipo è la carta salata. Questo è il famoso torchietto, no, di cui parlava Elisa, che la carta veniva messa a contatto col negativo ed esposta poi alla luce solare. E c'era, questi sono degli oggetti che poi erano, ogni fotografo nell'Ottocento si creava, che erano proprio dei torchietti realizzati a mano e che servivano per le esposizioni fotografiche della carta. So this resulting positive is the salt print. The picture on the center, bottom center, is an exposure frame. So it was like each photographer would make their own, and they were used to put the right pressure on the negative and the sensitive paper in order to print the positive and put it under direct sunlight in order for it to be exposed. La caratteristica della carta salata è che non venivano estese dei leggeri leganti come veniva stesa l'albumina o anche delle gelatine per cercare un po' di separarlo dalle fibre della carta, ma non era sufficiente, l'immagine è completamente dentro le fibre della carta se si vede con un lentino. So they used to do some sort of prepping of the paper in order to separate the image from the paper, but that wasn't enough. So you, like in this case, you can see the images that are right in the paper fibers. E questo è un esempio di come veniva proprio trattata la carta. This is the process, step by step, of how the paper was treated in order to realize a salt print. Che veniva immersa dentro una bacinella con dell'acqua salata, cioè la salatura, questa della carta. It was firstly immersa in a salt water bath, so that the salt component was there. Poi veniva lasciata asciugare. E poi veniva sensibilizzata e dentro una bacinella, e l'abilità del fotografo era riuscire a stendere o comunque immergere la carta soltanto su uno strato della carta, su un lato del foglio. And then the photosensitive mix was added in another bath, and the good photographer was needed to be able to let this kind of blend to only come in contact with one side of the paper. Poi veniva inserita nel torchio a contatto col negativo, esposta, lo dico velocemente, sviluppata, virata, fissata. E poi veniva montata su un supporto secondario se necessario. One stripe, it was put in the exposure frame from the picture that we saw before, and it was exposed to sunlight, it was fixed
toned, and if necessary, it was mounted on a secondary support. Ok. Il primo libro fotografico fu realizzato da Talbot ed è The Pencil of Nature. The first photographic book was realized by Talbot and it was called The Pencil of Nature. Okay. Le fotografie erano montate sulla carta. Ed erano accompagnate dai testi, ma erano fotografie originali. So these salt prints were mounted on paper and they were accompanied by related texts. La tecnica che adesso andiamo a vedere, forse pure per alleggerire un po' la presentazione, vedrei di volta in volta le tecniche, così vi rendete conto di che cosa parliamo. Più utilizzata nell'Ottocento è la stampa all'albumina. So the most used techniques in the 1800s is the albumen print. Ok. E è una carta di ottima qualità, gli veniva steso sopra uno strato di albumina. L'albumina è proprio è l'albume dell'uovo che veniva montato a neve, lasciato riposare, e si creava un deposito colloso nel fondo che veniva steso sopra la carta. So, good quality paper was veniva anche questo, veniva albuminata per galleggiamento, ma non importa, l'importante è che capiscono che viene steso. On the surface of good quality paper was added emulsion of basically egg whites. So that's what the albumen print was. That was made rest and like a gluey texture resulting in this. Tutte queste tecniche, era fondamentale che la carta fosse di ottima qualità. The paper really needed to be super, super good. Sì, perché in fase di stampa tutte le caratteristiche, i nodi, le imperfezioni della carta si sarebbero viste sul positivo. E l'albumina ha la caratteristica di avere una carta particolarmente fina. And the album print has this feature that the paper which is printed on is really really thin. Okay. Proprio perché è così fina, veniva montata spesso su dei supporti secondari, su dei cartoncini. La caratteristica delle albumine è anche questo giallo, no? Dell'immagine fotografica, che per ovviare appunto a questo ingiallimento venivano quasi sempre virate, quindi veniva una virata, sì, virate in fase di è proprio un bagno che veniva fatto dentro il cloruro d'oro, che rendeva questo colore un pochino più violaceo, più scuro, gli dava più contrasto ed era meno, così ingiallivano di meno. Another feature of the album print is this yellowish tone that it has, to prevent that from happening, it was quite often toned with other pigments to bring out a more purplish. Sì. Questo è un tipico album fotografico molto rovinato. È un tipico album fotografico molto rovinato. Io ripeto,
se vuoi aiutatela. This work in esatto. Very common example of how a photo album was. Ok. Che vedete che ogni pagina ha vari formati. Every page has this different sizes, sì. But they're kind of standard. Esatto, che era fatto apposta che le persone potevano crearsi il proprio album fotografico. It was made in a way that everyone could customize this album with their own pictures. Si vedeva il verso, era possibile mettere recto verso due fotografie. You could put two pictures in each. No, è carta. Sì. E vedete com'è importante le misure standard dei supporti per poter inserire poi le immagini a piacimento, no? So you can see why there were standard sizes and formats of pictures so that you could buy an empty album and put your own pictures and they would fit. Ok, e potrebbe essere anche un'idea per un montaggio, per un album contemporaneo, no? Realizzare delle finestre del genere per poter inserire poi dei lavori per una presentazione. It's a structure that could be reapplied in a contemporary album, so think about this structure and the predisposition of pockets in which to put your own pictures or ma vogliamo vederla con lentino l'albumina per faccio. Ok. Se volete vedere le albumine con il lentino, sì. Potete vedere che si vedono le fibre della carta perfettamente. Perché l'albumina è stesa sulla carta, ma non c'è niente che la separa dalla carta stessa, no? Quindi l'immagine è nel strato di albumina, però l'albumina, essendo trasparente, si percepiscono le fibre della carta su cui che è stesa. Sono così del resto. Perché non è molto. Aspetta, te lo provo a illuminare col cellulare. Non è. Lo faccio con il cellulare. Sì. Quindi c'è bisogno di molta luce? Sì, devi mettertela un pochino così, perché okay, si vedono okay. Le fibre della carta. Un pochino adesso. Adesso non ritiriamo fuori il dinolight, però era quello no. Il modo migliore. Però è molto compatta, no? Mi dà l'idea di se è quello che vedo. Il dinolight non lo vedi così bene. Si vedono? Troppo. Va troppo in profondità, non si riesce a staccare un po'. Sì, ma pure troppo. Si vede il cartone addirittura sotto, perfora l'albumina. Sì. Vabbè, dai. Sì, mi stavo prendendo il tuo. Allora, andiamo avanti velocemente con le tecniche. Le albumine venivano ritoccate a mano, quindi è possibile trovare. Madonna, ma si vede sfocatissimo però. È proprio il brutto il. Va bene, si vede. Si vede, sì. Venivano ritoccate con aniline o anche con tempere. Sì. Scusa, io sto parlando. The album prints used to be retouched with colors. Inchiostri e tempere. Le aniline ovviamente erano trasparenti e quindi si percepiva l'immagine sotto, mentre la tempera veniva utilizzata per, tipo in questo caso, il cielo, per andare a colorare delle zone che dovevano essere piatte. So of course inks were more watery, so they made visible what was underneath the ink, while other paints like tempera were used to do like color blocks in areas where
it was needed like a flat color. E in questo caso queste fotografie è stato interessante perché sono realizzate da vari studi fotografici degli anni, intorno agli anni 70 dell'Ottocento. These pictures were realized in the 70s of the 1800s and they were made by different photographic studios. E ho notato che i tipi di colori utilizzati sono identici, tipo questo blu, questo rosso. So it was something that was noted that some of the colors were actually the same. So sì. No, ho scoperto che c'era a Via del Corso uno studio di ritocco che c'era questo, non mi ricordo adesso come si chiama, però che i fotografi gli portavano le albumine e lui le ritoccava, quindi erano tutte uguali, sono tutte quante uscite dallo stesso studio di ritocco. C'era la figura del ritoccatore fotografico. She ended up discovering that even though the pictures came from different photographic studios, there was one famous very used retouch studio here in Via del Corso, so that's why all the colors matched. Is it possible that with these colors they like this kind of photoshopping, like correcting something, or in these days with a photoshop then they probably they did it by hand. No, I thought they were correcting something and you're eyes down or Si era usato come tipo fotoritocco, come Photoshop adesso. Non si poteva cambiare l'immagine, però colorare sì. Il concetto era un abbellimento dell'immagine. Sì, esatto, sì, è vero. You could have used you could have intervened on the negatives to actually alter the image. Questo sono degli esempi di album come quello che vi ho portato. Questo è un album fotografico conservato alla Vallicelliana dove tipo questo che vi ho portato e ci stanno dentro tutte quante le carte visite, che è questo formato standard fotografico utilizzato per le carte illuminate. So other albums with picture inside, these are from Biblioteca Vallicelliana here in Rome. So again, this was a standard format that was widely used. Il procedimento successivo, perché il problema delle albumine, come abbiamo visto, era ancora si percepivano le fibre della carta. Il procedimento successivo all'albumina saranno gli aristotipi. The following techniques that was introduced was the aristotype. Aristotype, sì, che utilizzavano come elegante la gelatina o il collodio. The bindings used in this case were the gelatin and collodion, sì. E la caratteristica della carta è la differenza dalle albumine è che tra il supporto cartaceo e il legante fotografico, quindi l'immagine, c'era uno strato di barite, di solfato di bario. So the main difference between the techniques that we've seen before and this one is that in this case, between the actual image and the surface of the paper, there was this layer of barita, sì. E rendeva le immagini, la caratteristica del solfato di bario è che è molto bianco. So this layer provided very, very
è una specie di stucco che veniva steso sopra la carta. Kind of a cluster-like material. Sì, che rendeva le immagini più brillanti. That made the images very glossy. E finalmente iniziano ad esserci bianchi in fotografia. And finally the true whites were possible to achieve in a photography. So the clear areas were actually very clear and not just. Perché per le albumine il bianco non esiste, perché il bianco sarebbe la carta, si vede il supporto dell'albumina, quindi è la carta che sta sotto, che ingiallendo diventa gialla, non è mai bianca, brillante. So for the case of the albumin print, the white was not possible to achieve because the white is the paper, is the color. Esatto. Of the paper itself. So if the paper was prone to yellowing, mentre con le prime stampe, con le prime carte baritate, spunta il bianco. With the first barita papers, finally it was possible to achieve the white in the picture. Questa è una carta this layer provided a whiter base for the actual positive to be printed on. Ok. E ok, andiamo avanti con la tecnica. Andrei un pochino più veloce, sennò diventa. Allora, la tecnica successiva, quindi tra la stampa albuminata, il positivo all'albumina, gli aristotipi. Il passaggio successivo sono le gelatine bromuro d'argento, che sono la fotografia che conoscete. So, sì, diciamo tra l'albumina, le carte aristotipiche, il passaggio finale è la gelatina bromuro d'argento. So, per rendere starting questo. From the albumin print, then the aristotype, and that's the natural following step was the gelatin barita paper prints. Ok, quindi queste due tecniche hanno in comune lo strato di barite. So these two techniques have in common the barita layer between the paper and the image itself. Vabbè, il coloruro d'argento mi sembra troppo confondere troppo le idee. Sì. Andiamo avanti. E una caratteristica delle gelatine bromuro d'argento, per riconoscerle, è lo specchio d'argento. Specchio d'argento. Silver. Silver mirror. Okay. So, sì. One of the main feature of the questo? Gelatina. Questo? Sì, questa è una carta alla gelatina. Senti com'è spessa, no? Silver highlights. No, questa è una stampa, è una carta fotografica, una fotografia che ho comprato così nei mercatini, no, si trovano. E la caratteristica è questa proprio argentatura dei neri. Sembra uno specchio. One of the main feature of the silver gelatin prints is this thing called silver mirror. It's a degradation of dell'argento, sì. It's an oxidation of the silver halides that comes sì. Like on top, like it comes on the surface of the image. Questo è molto carino, ovviamente la fotografia è stata utilizzata anche per il diciamo a scopo turistico. E sono delle fotografie di Venezia, tutte quante dello stesso formato, e erano inserite dentro questo
questa busta in carta, chiamiamola così, questa cartellina, e sono tutte quante gelatine bromuro d'argento. Vedete che si vede lo specchio d'argento? Sì. Se le muovete, vedete questo effetto specchiato. Lo scuro, diciamo. Sì. Parte lo scuro. Sì. Black. Sì. Quindi questo ci dimostra che sono delle immagini argentiche, quindi non è una stampa, no, vabbè, non è una cianotipia, mi sembra abbastanza scontato, però. This is a definite clue that we're dealing with a silver-based photograph. La carta è molto spessa. The paper is very thick. I bianchi ci stanno. The whites are present. E quindi è sicuramente una stampa alla gelatina bromuro d'argento. So it's definitely, we have proof that it's a silver gelatin. You want to see? Se non mi ricordo che cosa abbiamo messo poi. Ok. Adesso faremo un excursus velocissimo sulle stampe, le fotografie non argentiche. Avete già visto con Matilde, so, la scorsa settimana la cianotipia? L'abbiamo accennato. Avete accennato. Che quei lavori là, questo? Last week you caught a glimpse of the cyanotype technique. È una tecnica molto semplice. Also with you, with you, the yes. È una tecnica molto semplice. It's a faccio piccole frasi così. Very easy. E non costa tanto, è economica. Very cheap too. Ok, quindi questa è una cianotipia dell'Ottocento, veniva utilizzata per fare le prove di stampa, per vedere se le fotografie erano messe a fuoco, se non erano appunto mosse, com'era lì, per vedere se valeva la pena stamparle poi all'albumina, che era un procedimento molto più lungo, no? Sì, la utilizzavano per fare i provini. Sì. Le cianotipie non ci hanno mai detto che è la tecnica della cianotipia. Esatto, poi è stata riutilizzata molto nel... Cioè, questo esempio... Anche se si conoscono poco, molte donne hanno contribuito al diffondersi della fotografia. Diffondersi. E una di queste è la Atkins. One of them is Anna Atkins. Che realizzò in cianotipia. Forse questo lo puoi leggere senza che ti dico. She realized with the cyanotype technique this photographic book called Photographs of British Alga, Cyanotype Impressions. So she applied the cyanotype printing process to the printing of algae because she was like a botanist. Sì, so it was kind per catalogare tutte quante le opere, tutte quante le alghe le ha utilizzate. E se vedete gli anni 1843, siamo ancora proprio all'inizio, era il periodo delle carte salate ancora, no? E lei ha realizzato in fondo, insieme a quello di Talbot, veramente uno dei primi libri fotografici. So, along with Talbot's photographic book, this was another, like, one of the first photographic books made available.
Io andrei un pochino più veloce. Un'altra tecnica utilizzata non argentica è la platinotipia. Another non-silver-based technique that we use was the platinum print. Che ha la caratteristica di utilizzare... Il platino è un metallo nobile, quindi non si altera, è troppo complicata, non lo diciamo. Sì. Le immagini sono molto, molto scure, cioè, e non si degrada, di così. Ed è più costosa. No. È più costosa perché si usa il platino. So this technique use platinum instead of silver, noble metal. So it was quite expensive, but the resulting images are very, very dark. È molto belle. Un altro procedimento non argentico è la carta al carbone. Io credo che sia carbon print. Sì, è giusto, carbon print. Sì. Stampa il carbone. Di termine tecnico. Ok. So another technique is the carbon print or pigment print. O la gomma bicromata. E queste due tecniche hanno la caratteristica di utilizzare leganti diversi, ma dove c'è l'immagine c'è uno spessore, una densità di colorante non argentico, pigmento non argentico. So what these two techniques have in common is that they use different binding, in this case the gamma rabbit, and mixed with pigments instead of silver, and this immagina rilievo result in kind of a relief image because it's quite material compared to the silver. E la stampa digitale ne abbiamo già parlato prima, e quindi mi concentrerei adesso un attimo su vedere un po' le fotografie. Ok? Direi stop la presentazione. E vi ho portato delle carte che venivano utilizzate per distribuire, per ridare, no? Erano utilizzati dai fotografi, come questi che sono degli esempi della Kodak, vediamo, quando uno andava dal fotografo che ridava indietro i negativi e le fotografie. Mi sa che noi da ricordare. Esatto, io era così fino... Se lo devi tradurre preistoria, sì. Guardate che belle che sono le buste, un po' sempre così giallino. E dalla storia cioè osservando questi contenitori è possibile un po' anche rivedere la storia dell'arte e anche della fotografia, no? Guardate quanto è liberty questo contenitore. So we have here different examples of papers and products used for the negatives that the photographers brought back, and they really paint a picture of also the che bello che è questo. Ma la Patek è quella Patek lì, la foto della il produttore cinematografico francese. Lo sai che non lo so. Kodak Patek non so da che cosa viene, però forse se non lo so, bisognerebbe leggere. Le pellicole Patek posseggono tutte le qualità di una pellicola di primo ordine, sensibile. Forse c'erano pure pellicole cinematografiche e poi sono diventati produttori cinematografici. Sì, erano i negativi che quando tu andavi a portavi al fotografo il rullino chiuso che ti ridava i negativi aperti, sviluppati e i positivi. Sì, perché facevano il padre. Guarda che belle queste. Sì, con le fotografie. Sì, prendono il nome della compagnia, no? I Lumière sono quelli che hanno fatto il... Però il padre... Cine, no? Sì, quello che ha inventato...
però il padre faceva pellicole. Le pellicole. Guarda che belli che sono questi qua. Questi mi piacciono. Enorme. Sì, anche questo Kodak Pathé. E questo è proprio quello, l'ultimo sì, anni 90, sì. Il, che, vedete quanto sono più brutti, no? Che come venivano, come erano attenti all'estetica e alla qualità delle cose un tempo. E te, sì. Invece questo è un esempio della Ilford anni 70 con tipiche immagini. Sì, di questi anni ne ho trovati tanti a studio. Sì, certo. Quindi tuo nonno era fotografo? Sì, anche faceva foto. Poi è una produzione dagli anni 60 del Novecento. Dagli anni 60 del Novecento. From the 1960s? Sì. Hanno iniziato a produrre carte chiamate resin coated o politenate. They introduced this resin coated papers. Che hanno la differenza di avere uno strato di polietilene sia nel retto e nel, sono plastificate, mettiamola più semplice, sia nel retto e nel verso della carta. Okay. That are basically plastic coated on both. Che se sentite dovete sentire in contemporanea, devi dirgli. Su quale tipo di carta fotografica? Ok, scusa. Allora, no, questa è una domanda importantissima invece. Come scegliere la carta sì, in base al come e quale? Okay. Esatto. Allora, prima cosa devi capire se vuoi stampare in analogico o digitale. Ormai si stampa in digitale. E ormai i musei chiedono una certificazione quando acquistano delle fotografie, delle stampe digitali, che garantisca cioè deve avere delle caratteristiche. Degli standard. Sì, esatto, diciamo, sono proprio degli standard, esatto, che garantiscono al museo che la fotografia, quell'immagine è stata stampata su una carta pH neutro, e non deve avere riserva appunto di alcalina, deve essere, non deve contenere OBA, deve avere un alto livello di, che è la carta fine art. Sì, questa è in assoluto la carta che non tutte poi le carte fine art sono prive di OBA, non hanno tutte queste caratteristiche, però in linea di massima è quella più utilizzata a livello museale. Questo è uno standard internazionale? Sì, sì. Quindi su un museo, su una sì, esistono costo, proprio degli ISO, cioè ci stanno proprio delle, come dici te. Esatto, ne l'affronteremo dopo, però per la stampa fotografica è importante, okay, è una garanzia, no? Che ormai, perché tu se ci pensi il digitale puoi stampare ovunque, puoi stampare pure sulla carta igienica, sì. Ormai non c'è il concetto di arte, è andata oltre, no? Però un museo, il MoMA, comprerebbe mai un pezzo di carta igienica con la stampa a 50.000, cioè nel senso che comunque c'ha bisogno, no, di garanzie di durabilità, chiamiamo, cioè, del... Quello che io tecnicamente so è che il minimo che dobbiamo produrre noi se vogliamo dare una foto è un 300 dpa, che è quello che poi ti può far fare l'ingrandimento. Quella è la risoluzione dell'immagine, no? Okay, però poi è importante il supporto su come stampi. Perché la stampa analogica è arrivata a noi, questa ha quasi 200 anni ed è perfetta, una stampa digitale dura niente, se non la conservi bene, sbiadisce subito, ingiallisce, perde il contrasto, quindi è molto, essendo appunto la carta il supporto fondamentale, cioè diciamo l'elemento principale della fotografia, perché proprio va a appoggiare sopra la carta fotografica. È quello che stiamo vedendo. Esatto. Quindi ti rendi conto quanto è importante che riesca a soddisfare. Grazie. Questo. Mi spiace, non abbiamo tradotto niente, però. No, adesso. Sì, ma tanto questo lo riaffronteremo comunque con. Francesco was interested in knowing how to choose the best paper to print your own artworks. There are some features that the paper should
to have to be the most daring choice, but we're going to go into detail later also with Julia, but basically it has to digitale pure la questione del profilo colore c'è pure la questione del profilo colore che è importante OBA free OBA che sono gli sbiancanti ottici che sono fanno proprio parte del però è giusto quindi mi accadeva ho fatto passare mi sono fatto fare le cose e perché poi li vedi mi dici una cosa che di due hanno sono certo sì tutte le poi quando faccio installare un video mi servono per la stampa